tutto un particolare fascino. Quello che cercavo di dire prima con parole è che ponendo nel giusto modo l'attenzione, in questo caso non c'è stendone, ma di interventi ne ho fatti tanti anche in altri luoghi, da Tomba di Cicerone allo stesso museo archeologico, l'attenzione che ho posto in questi luoghi inventandomi atmosfere come quelle che stiamo osservando ha fatto sì che ha risvegliato la curiosità di tantissime persone, al punto che nello stesso cisternone dove 70-80 persone in un mese nell'arco dell'anno, quindi nei vari periodi, erano già tanti, nell'ultimo dal 20 agosto al 10 settembre sono venuti a visitarne 1200. In questo caso ho risvegliato l'attenzione di tanti che si saranno posti dei quesiti e quindi avranno avuto la possibilità di immergersi in luoghi dove nemmeno sospettavano, ecco, di poterci andare. Sapete che vi dico? Molti entrarono dicendo: è la prima volta che io scendo giù nel cisternone. E probabilmente non sarebbero scesi se non ci fosse stata questa. E se queste cose cominciassimo, non sto più parlando comunque dei miei interventi specifici, ma dei tanti che si potrebbero pensare e fare, e se si cominciasse fin dalla scuola primaria a sensibilizzare gli animi e le menti dei fanciulli per portarli ad una educazione del bello, ad una proiezione verso tutto ciò che è meraviglioso, che ciò abbiamo è meraviglioso. Quando dicono, io faccio sempre questa riflessione, il basso Lazio, ma l'alto, l'altissimo Lazio, ma dal Circeo al Minturno, ma vi rendete conto di che cosa abbiamo, di quale meraviglia, no? Però è una sciatteria totale. Come lo vogliamo definire? Vestito così, il cisternone acquista ben altra dignità, è illuminato malissimo.